Mario Lodi è stato uno in un gruppo di maestri e maestre che nello stesso momento, negli stessi anni, ha deciso di cambiare veramente la scuola. Come? Attraverso la didattica democratica. La didattica democratica non è appunto una, come dire, didattica che, come sostengono taluni, potrebbe essere identificata con una didattica appunto come dire, superficiale, semplificata. La didattica democratica è semplicemente una didattica pensata negli anni in cui bisognava rifondare la scuola del paese dopo 20 anni di fascismo e 5 di guerra a partire dalla Costituzione democratica. Per cui ci sono stati maestri e maestre che si sono posti il problema di come appunto fare, di come attuare la democrazia a scuola. Ho ricostruito questa storia fino alla fine degli anni 70, fino al 1978, quando Mario Lodi va in pensione, proprio perché la parabola che mi interessava restituire era proprio quella del suo intervento dentro una scuola in trasformazione. Visti anche gli attacchi che appunto questa scuola pubblica di massa democratica ha avuto negli ultimi anni, mi sembrava anche importante, diciamo, fornire delle linee guida che fossero interpretative e anche storiografiche per rispondere a una serie di mistificazioni, insomma, su questa scuola pubblica, una sorta di elogio della scuola democratica attraverso appunto questa figura, la figura di Mario Lodi, che è stato un maestro veramente importante.